Gli alieni sarebbero sulla Terra dagli anni 30 e gli Stati Uniti lo saprebbero benissimo. Questo afferma David Grush, un ex agente della CIA che davanti al Congresso, sotto giuramento, avrebbe dichiarato che non solo gli Stati Uniti sarebbero a conoscenza della presenza di forme di vita extraterrestri, ma sarebbero anche in possesso di navicelle aliene. Quanto c'è di vero nelle dichiarazioni di Grush? Quanto possiamo verificare? Quali sono le prove di quello che dice? Andiamo a vederlo in questo video. Ciao a tutti ragazzi, io sono Victor, sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico, benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ovviamente di attivare anche la campanella delle notifiche. All'interno di questo video andiamo a sviscerare un po' quello che è successo al congresso un paio di settimane fa. La discussione sugli alieni e sugli UFO è tornata a farsi sentire parecchio. Le maggiori testate giornalistiche al mondo hanno parlato di quello che è successo e ovviamente tutti quanti si stanno buttando sulle dichiarazioni. Chi dice che non si tratterebbe di rivelazioni poi così sconcertanti? Alla fine è ovvio che gli Stati Uniti abbiano sempre avuto in loro possesso degli alieni o navicelle extraterrestri. Dall'altra, chi vede in queste dichiarazioni una definitiva conferma di quanto gli Stati Uniti riescano a nascondere e di quali segreti si celerebbero dietro a certe tecnologie che gli Stati Uniti per l'appunto starebbero studiando da quasi un secolo. Prima di cominciare inquadriamo un attimo il contesto. Chi sarebbe David Grush? Come abbiamo detto, si tratta di un ex agente della CIA che nel 2019 è stato assegnato a una task force governativa con il preciso scopo di indagare sugli UAP, ovvero gli Unidentified Aerial Phenomena, che sta banalmente per fenomeni aerei non identificati. Ma non si chiamavano UFO, Unidentified Flying Object oppure oggetto volante non identificato? Beh sì, però qualche tempo fa proprio gli Stati Uniti hanno deciso di cambiare la definizione, perché la definizione precedente portava un sacco di fraintendimenti. Infatti era diventato uso comune scambiare la parola UFO, o meglio la sigla UFO, con gli alieni stessi. Insomma, riferendoci a un UFO ci riferiamo direttamente ad un extraterrestre o ad una navicella extraterrestre che dir si voglia. Ovviamente le cose sono completamente diverse. Quando si parla di UFO si parla specificatamente di un oggetto volante che vediamo nel cielo e che non riusciamo a identificare istantaneamente. Quindi per ovviare a questo fraintendimento, che aveva addirittura portato alcuni piloti dell'aeronautica a vergognarsi nel riportare avvistamenti UFO proprio per il timore di essere ridicolizzati per aver affermato di aver visto un alieno, gli Stati Uniti decidono di cambiare sigla, che fondamentalmente si riferisce allo stesso identico fenomeno, ma cambia la terminologia e quindi diciamo abbatte un po' quel fraintendimento semantico che stava alla base del problema iniziale. Tutto questo per dire che è bene distinguere gli UFO e gli UAP dagli alieni e dagli extraterrestri, sono due cose molto molto diverse. In ogni caso, tornando al nostro informatore David Grush, questo affermerebbe che durante le operazioni della sua task force sarebbe venuto a conoscenza di alcune operazioni di reverse engineering applicate su UAP recuperati già dagli anni 30. Nei siti di impatto di questi UAP sarebbero poi stati recuperati dei resti biologici non umani. Insomma, le dichiarazioni rimangono un pochino sul vago, ma strizzano chiaramente l'occhio alla questione alieni. Tra l'altro la questione UAP è una questione tutt'altro che semplice. Pensate che dal 2005 al 2022 sono più di 500 gli avvistamenti UAP negli Stati Uniti e quasi 160 dal 2001 al 2022 in Italia. Insomma, durante la fase operativa della sua task force, Grush afferma di essere entrato in contatto con delle persone che lavorano direttamente a questi programmi di reverse engineering e che quindi avrebbero visto coi propri occhi i resti di questi UAP recuperati. Afferma inoltre che alcuni dei suoi colleghi durante l'interazione aerea con alcuni UAP siano rimasti più o meno gravemente feriti, prima di arrivare a concludere che lui stesso sarebbe stato minacciato di pesanti ritorsioni qualora certe informazioni fossero venute fuori. Ciononostante, durante l'interrogatorio, chiamiamolo così, al congresso, lo stesso Grush afferma di non poter rivelare molte delle informazioni in quanto classificate. Quindi al momento i dettagli di questi ritrovamenti e anche delle minacce di ritorsione rimangono perlomeno in parte sconosciuti e rimangono tali quando appunto Grush si nasconde, tra virgolette,
dietro a indagini in corso per quanto riguarda le minacce di ritorsione, oppure alla parola magica top secret, quando si tratta di informazioni che per l'appunto sarebbero classificate. Non tarda ad arrivare la risposta del Dipartimento della Difesa statunitense, che dichiara di non essere a conoscenza di nessun tipo di programma di reverse engineering, che comunque rimane disponibile a collaborare con il Congresso nella massima trasparenza. Di fatto, secondo Grash, queste pratiche di reverse engineering e questi programmi si starebbero appropriando illegalmente di fondi statunitensi, in quanto non sono programmi noti, non dichiarati e che non possono essere messi a budget. Quindi, se tutto questo fosse vero, ci sarebbero delle divisioni a budget federale statunitense che stanno volutamente richiedendo più soldi che poi devierebbero verso programmi top secret. Questo ovviamente sarebbe gravissimo, in particolare dal punto di vista legale. Bene, abbiamo visto un pochino come sono andate le cose, abbiamo fatto un breve recap dei fatti, vedendo quali sono stati i punti salienti di questa chiacchierata al congresso. Le dichiarazioni di Grash e le domande sono andate avanti per più di 30 minuti, quindi se volete vedere il video integrale, ovviamente ve lo lascio in descrizione. Ora cerchiamo di distaccarci dalla narrativa un secondo e vediamo di capire come stanno realmente le cose. David Grash starebbe affermando che gli Stati Uniti sono in possesso di tecnologia aliena dagli anni 30. Però all'interno delle dichiarazioni vediamo chiaramente come non faccia mai un chiaro riferimento a vita extraterrestre o a navicelle aliene, ma faccia riferimento a dei recuperi di UAP, che potrebbero essere qualsiasi cosa. Tra l'altro, a un certo punto viene espressamente chiesto in una domanda di dare maggiori dettagli rispetto a questi resti di vita extraterrestre che sono stati recuperati in alcuni siti di impatto. Quando viene posta la domanda viene specificatamente utilizzato il termine extraterrestre e Grash prontamente risponde dicendo che preferisce utilizzare il termine non umani per identificare questi resti biologici recuperati. Quindi parandosi un po' il culo, diciamo, dietro alle definizioni semantiche e quindi stando sempre dalla parte dei bottoni, perché in effetti non fa mai riferimento ad alieni, non fa mai riferimento ad extraterrestri, né tantomeno a navicelle di provenienza extraterrestre. Ricordiamoci quello che abbiamo detto all'inizio: quando si parla di UAP non necessariamente si parla di alieni. Anzi, fra gli UAP e gli alieni c'è una gamma di possibili spiegazioni che devono sicuramente essere prima valutate. Ovviamente nell'opinione pubblica e nelle nostre menti è molto facile fare l'associazione UFO-alieno e passare, o meglio bypassare, tutte le fasi che stanno nel mezzo. Però si potrebbe trattare appunto di droni, potrebbe trattarsi di velivoli di ricognizione di altri paesi, per esempio, palloni sonda o addirittura componenti o resti di satelliti o oggetti spaziali che abbiamo mandato noi stessi nello spazio tempo fa e che stanno o bruciando nell'atmosfera o rientrando come detriti. Insomma, le spiegazioni sono davvero tante e prima di arrivare a quella più assurda degli alieni ce ne passa. Anche perché ricordiamoci sempre che la soluzione degli alieni non solo è quella più bizzarra, ma parte già da un assunto, ovvero che esista della vita, ovviamente intelligente in questo caso, extraterrestre, cosa che tuttora a livello scientifico è tutt'altro che dimostrata. Insomma, morale della favola, queste accuse, che sono ovviamente molto pesanti, non hanno un granché di solido, non si stanno poggiando su nulla di fatto e tra l'altro Grash non è nuovo a simili dichiarazioni. Sono anni che ormai si lascia spesso andare a dichiarazioni di questo tipo che finora non hanno trovato riscontro nella realtà, nei fatti e che non è mai riuscito a dimostrare con prove concrete. Inoltre dobbiamo pensare che se è davvero dagli anni 30 che gli Stati Uniti lavorano su resti di navicelle extraterrestri, significa che centinaia se non migliaia di persone, anche per questioni generazionali, hanno lavorato su questi progetti. Ed è davvero possibile che così tante persone siano riuscite a mantenere questo segreto per così tanto tempo? Su questo punto voglio citare uno studio che molti di voi che mi seguono da un po' forse conosceranno già, pubblicato da David Grimes, uno studio statistico che ci racconta come un segreto possa rimanere tale veramente in base al numero di persone coinvolte. E tra l'altro fa l'esempio anche con alcuni casi particolari di complottismo, come per esempio lo sbarco sulla Luna. Solo alla NASA 411.000 persone hanno lavorato allo sbarco sulla Luna. Ecco, contando solamente queste persone coinvolte, quindi escludendo anche eventuali terze parti, se lo sbarco sulla Luna fosse stato veramente tutto un complotto, la verità sarebbe venuta fuori in pochissimi mesi, secondo l'analisi statistica e la formula di Grimes. Certo, ovviamente si tratta di una formula che non dobbiamo prendere per oro colato, però comunque è una buona base di partenza per ragionare. E mettendo anche caso che ci sia un'incertezza molto alta sulla formula di Grimes,
perché magari non tiene in considerazione vari fattori o chi lo sa, per qualsiasi motivo. Comunque sicuramente si tratta di un errore che sta nell'ordine di grandezza da cui si parte all'inizio, quindi se si parla di mesi si parlerà di qualche mese di incertezza, se si parla di anni si parlerà di qualche anno di incertezza. Ecco, l'analisi di Grimes ci suggerisce che per mantenere un segreto per oltre un secolo dovrebbero essere coinvolte al più 125 persone. Tra l'altro, ragazzi, mi fermo un secondo per dirvi che come sempre vi lascio le fonti, gli studi e tutto quello che nomino in questo video in descrizione, così potete consultarlo anche voi. Insomma, fino adesso abbiamo un testimone che non ha mai visto con i suoi occhi i resti recuperati delle navicelle extraterrestri, né tantomeno dei resti biologici, ma che avrebbe raccolto informazioni da altre persone. Insomma, qualcuno che sta lavorando al progetto gli avrebbe raccontato che... Ecco, ovviamente capite benissimo che questa dinamica, questo modo di argomentare è tutt'altro che efficace. Mi dispiace dirlo, ma davvero qua c'è poco da dire. Non ha assolutamente nessuna valenza una dichiarazione di questo genere. E per capirlo possiamo fare un breve esperimento davvero molto semplice. Mettiamo caso che io adesso vada in tribunale e voglio accusare voi che state guardando di aver commesso qualcosa. Se io andassi in tribunale a dire che qualcuno mi ha detto che voi avete fatto questa cosa, molto probabilmente il giudice mi farebbe accomodare all'uscita e il caso verrebbe chiuso senza andare oltre. Perché ovviamente non ha senso e non è una prova basarsi su quello che qualcun altro ci ha detto. Nel gergo legale americano questo si chiama hearsay, ovvero per sentito dire, e appunto non è ammissibile da nessuna parte a livello legale. Però in questi giorni è successa una cosa interessante. Ho già parlato infatti di questo argomento in un video breve su Instagram, ma anche qua sugli shorts di YouTube, e moltissime persone mi hanno commentato, alcune anche in malo modo, devo essere onesto, dicendomi che in realtà nella testimonianza di David Grush si vede chiaramente come lui dica che ha già rivelato i dettagli top secret in un interrogatorio di più di 11 ore con i servizi segreti. Ma se andiamo a vedere esattamente quello che viene detto, in realtà le cose non stanno esattamente così. Perché quello che Grush afferma nell'intervista è che nel corso di vari anni e nel recupero di diversi UAP avrebbe rivelato i dettagli di alcuni recuperi di UAP e molto probabilmente anche alcuni dettagli sulle indagini in corso rispetto alle minacce di ritorsione da lui subite. Quindi se andiamo ad ascoltare bene, vediamo che in realtà in questa seduta sicuramente non ha rivelato nulla che ci faccia pensare che gli alieni esistano veramente e che si siano schiantati sulla Terra, ma molto probabilmente, in base a quello che dice davanti al congresso, si tratta di dettagli riguardo al recupero di alcuni UAP, che però, come detto prima, potrebbero essere qualsiasi cosa: droni, palloni sonda o altri oggetti. Ma, lo ripetiamo ancora una volta, non fa mai riferimento ad alieni o navicelle extraterrestri. Quindi no, non è vero che tutto quello che davanti al congresso ha dichiarato essere top secret sarebbe poi stato svelato in una camera chiusa nell'interrogatorio con i servizi segreti. Sicuramente ha fornito dettagli, ma nulla che possa dimostrare l'esistenza di alieni, né tantomeno il recupero di navicelle aliene o di resti di alieni schiantati, ma molto probabilmente ha fornito delle informazioni aggiuntive su quello che riguarda il recupero e lo studio degli UAP, che, torniamo a dire, in realtà è forse molto più preoccupante rispetto al pensiero degli alieni, perché se davvero ci sono così tanti UAP, come abbiamo detto all'inizio, che ogni anno vengono identificati, significa che lo spazio aereo, in questo caso degli Stati Uniti, non è sicuro, che ci sono delle falle, ci sono sonde, droni, che continuano a monitorare il territorio. D'altronde, da che mondo è mondo, si sa, le nazioni, soprattutto quelle più potenti, si continuano a spiare a vicenda tramite satelliti, tramite appunto droni o altri sistemi. Quindi la cosa più preoccupante non è il fatto che potrebbero essere alieni, ma è il fatto che la sicurezza nazionale e la sicurezza dello spazio aereo statunitense potrebbero potenzialmente essere a rischio. Per questo motivo è importantissimo indagare sugli UAP, è fondamentale riuscire a mettere più fondi e più risorse all'interno delle indagini che riguardano questi fenomeni aerei, ma per una questione di sicurezza, non per dare la caccia all'uomo nero. E adesso voglio fare con voi un piccolo esercizio. Ecco, la nostra galassia è larga in diametro più o meno 100.000 anni luce. Un anno luce, lo ricordiamo, sono 9.000 miliardi di chilometri, perché un anno luce è la distanza che la luce percorre nel vuoto in un anno. Quindi, in sostanza, la nostra galassia è enorme e alcune stime, come quella del telescopio Hubble, ci dicono che potrebbe contenere fino a 400
miliardi di stelle, ognuna delle quali potrebbe avere almeno un pianeta, se non un sistema solare, in orbita attorno ad essa. Ecco, se così fosse, le potenziali civiltà ovviamente potrebbero essere tantissime e dovrebbero percorrere delle distanze enormi per poter raggiungere il nostro pianeta. Anche perché le distanze che separano le varie stelle sono in realtà considerevoli. Pensate che la stella più vicina al Sole, quindi al nostro sistema solare, è Proxima Centauri, a 4,2 anni luce da qua. Significa che viaggiando alla velocità della luce ci metteremo appunto più di 4 anni ad arrivarci. Con le tecnologie che abbiamo adesso ci vorrebbero forse sui 100.000-90.000 anni ad arrivare su Proxima Centauri, giusto per farvi capire, e si tratta solo della stella più vicina. Quindi una civiltà lontana dovrebbe ovviamente arrivare da noi andando un po' a colpo sicuro, perché anche se possedesse una tecnologia infinitamente più avanzata della nostra, comunque ci metterebbe diversi anni ad arrivare da noi. E quindi sicuramente non è un viaggio esplorativo, ma più un viaggio con un obiettivo preciso. Quindi viene da pensare che se una civiltà fosse arrivata sul nostro pianeta lo avrebbe fatto consapevolmente. Quindi significa che sapeva che gli esseri umani erano sul pianeta Terra e sapeva perfettamente che l'umanità è effettivamente una specie così definita scientificamente intelligente. Come avrebbero fatto a scoprire la presenza dell'umanità? Beh, noi in realtà mandiamo continuamente segnali della nostra presenza tramite le onde radio, le trasmissioni satellitari, chi più ne ha più ne metta. Tutte queste trasmissioni, queste onde elettromagnetiche, spesso e volentieri si disperdono nello spazio. E quindi possiamo tornare indietro al 1895, quando è stato inviato il primo segnale radio. Ecco, facciamo la prima assunzione, la prima ipotesi. Mettiamo caso che questo segnale radio sia stato sparato direttamente nello spazio, cosa che non necessariamente è avvenuta, ma immaginiamo di sì. Ovviamente le onde radio, essendo radiazione elettromagnetica, viaggiano alla velocità della luce, e quindi se avesse viaggiato nello spazio fino ad ora, quindi per 128 anni, attualmente avrebbe raggiunto i 128 anni luce di distanza dalla Terra. Ebbene, se gli alieni sono arrivati negli anni 30, ecco, a quel punto il nostro segnale radio avrebbe percorso 35-40 anni luce, o comunque in quell'intorno. Però attenzione, c'è un problema, perché ovviamente se gli alieni arrivano negli anni 30, hanno necessariamente dovuto ricevere il messaggio prima. Prendiamo ora il caso migliore, quello dove questa civiltà aliena è davvero estremamente avanzata e ha trovato un modo di viaggiare quasi alla velocità della luce, vicinissima alla velocità della luce. Ecco, in questo caso è intuitivo capire come avrebbero dovuto ricevere il nostro segnale radio dopo circa 17-18 anni dalla sua trasmissione. 17-18 anni per riceverlo, poi si sarebbero messi in viaggio e ci avrebbero impiegato altri 17-18 anni per arrivare sulla Terra, viaggiando anche loro più o meno alla velocità della luce. Quindi, nel caso migliore, questa civiltà si trova al massimo a 17-18 anni luce dalla Terra, quindi relativamente vicino. Ecco, se guardiamo questi numeri che saltano fuori dall'analisi del caso migliore, dove 1. Questa civiltà aliena ha captato il primissimo messaggio segnale radio mai emesso dall'umanità. 2. Ha una tecnologia tale che gli permetta di compiere viaggi interstellari e non solo. 3. Ma ad altissime velocità. Ecco, se vediamo i numeri che escono fuori da queste ipotesi, che sono ben generose, capiamo bene come la probabilità che gli alieni si trovino sulla Terra e che le navicelle recuperate negli anni 30 siano effettivamente navicelle aliene, sempre ammesso che sia stato recuperato qualcosa, è veramente molto molto bassa. Il punto fondamentale delle dichiarazioni che sono state fatte al congresso da Grash è che fanno affidamento su tanti bias cognitivi, il primo dei quali è il principio di autorità. In effetti David Grash è un ex agente della CIA, una persona che comunque è laureata in fisica, una persona con una certa esperienza, che si presenta bene e che ha delle credenziali importanti. Quindi sicuramente se una persona del genere fa certe affermazioni, deve sapere di cosa sta parlando. Non importa che tutto quello che dice si basa sul sentito dire, non importa che non sia in grado di fornire prove concrete di quello che afferma. Il principio di autorità ci dice che se una persona con dei titoli e che appunto si presenta in un certo modo afferma qualcosa, allora necessariamente, siccome la dice lui, deve essere vera. Un po' come quello che succede quando certi premi Nobel si lasciano andare a dichiarazioni sul vaccino, per esempio. Non importa che il Nobel sia stato preso in un'altra materia, non importa che non abbiano mai studiato i vaccini
nello specifico e che non abbiano mai pubblicato ricerche in ambito. Non importa neanche che, come tutti quanti, si sono scontrati con l'epidemia da Covid-19 per la prima volta nella loro vita e che ne sapevano esattamente come tutti gli altri, di fatto. Quello che conta è che hanno un premio Nobel e sicuramente non sono la prima persona che passa per strada e dobbiamo fidarci di quello che dicono. Però ovviamente nel concreto le cose non stanno così. Ogni cosa che viene affermata, ogni cosa che si dice, deve essere sostenuta da prove concrete, anche se affermarla è una persona importante e che ha un principio di autorità molto forte. Il secondo bias su cui si fa affidamento all'interno di questo contesto è il bias di conferma, ovvero la nostra tendenza a cercare di reinterpretare le informazioni che riceviamo per confermare quello di cui siamo già convinti. Ovvero, è molto facile quando si parla di recuperi di WAP e di resti biologici non umani andare immediatamente a pensare ad alieni. Però in realtà potrebbe anche banalmente essere un drone russo che si è schiantato in una fattoria, ha ucciso un pollo ed effettivamente quindi abbiamo recuperato uno WAP con resti biologici non umani. Ovviamente questa è una piccola battuta, però per farvi capire come il nostro cervello tende ad andare direttamente alla soluzione che preferisce, o meglio, tende a riorganizzare le informazioni che riceve nel modo migliore che trova per riuscire a confermare quello che già pensa o quello a cui già vuole credere. In questo caso ci aspettavamo di ricevere delle informazioni sugli UFO ed è esattamente quello che il nostro cervello ha sentito. Anche se in realtà nelle dichiarazioni di Grush si parla semplicemente di WAP, si parla di resti non umani, e quando la parola extraterrestri viene fuori viene immediatamente corretta, dicendo che si preferisce utilizzare il termine non umani. La soluzione più semplice e probabile è che durante le famose 11 ore di interrogatorio Grush abbia rivelato informazioni importanti sullo studio degli WAP e magari anche sul recupero di certi WAP nel corso del tempo. Perché però si tratta di alieni è davvero molto improbabile. Queste informazioni saranno essenziali per la sicurezza nazionale, sicuramente. E come dicevo, è importante studiare gli WAP. Ma passare dagli WAP agli alieni senza analizzare tutte le varie possibilità che ci sono in mezzo è un procedimento più che sbagliato. Perché, come ci dice il famoso rasoio di Occam, la soluzione più semplice spesso è quella corretta. E per più semplice si intende quella soluzione che non ha bisogno di troppe premesse, che non ha bisogno di troppe appendici per poter stare in piedi. Spesso e volentieri, se abbiamo bisogno di aggiungere informazioni, fare premesse, insomma aggiungere tante ramificazioni a una teoria per poterla far funzionare, molto probabilmente stiamo forzando il suo funzionamento e le cose sono molto più semplici di come appaiono. Come in questo caso, la realtà è che Grush non ha fornito nessuna informazione concreta riguardo a degli alieni, si nasconde dietro al top secret e alla classificazione di certe informazioni e fa dei giochini semantici che sono facilmente malinterpretabili. Per far funzionare la teoria degli alieni dobbiamo aggiungerne tantissime altre, come immaginare che nelle 11 ore di interrogatorio siano state dette delle cose assurde ed incredibili, come immaginare il fatto che se fossero state dette certe cose in pubblico allora David Grush rischierebbe davvero delle ritorsioni pesanti, o addirittura nascondersi dietro ai luoghi comuni del fatto che si sa che gli Stati Uniti nascondano sempre cose, si sa che ordiscono complotti quotidianamente, si sa perfettamente che sono in possesso di navicelle e resti alieni ormai dagli anni 50. E infine nascondendosi dietro al principio di autorità, perché, cito testualmente alcuni commenti che ho letto sotto il video breve che ho pubblicato sull'argomento, David Grush non è il primo fruttivendolo che passa per strada. È un ex agente della CIA e sicuramente sa meglio di te e di me di quello di cui si sta parlando. Oltre al fatto che il mio fruttivendolo è intelligentissimo, quindi non so cosa abbia la gente contro i fruttivendoli, ma come dicevo prima, non è importante chi tu sia, ma è importante quello che tu dici, come lo dici e soprattutto le cose che porti a sostegno di quello che dici. Che in questo caso, mi dispiace dirlo, non esistono fondamentalmente. Non c'è davvero granché di cui chiacchierare. Tutto quello di cui stiamo parlando qui si basa su un sentito dire. E quando si arriva alle informazioni più succose, c'è sempre qualcosa che non può essere rivelato. Nulla che ci faccia pensare a resti di corpi alieni recuperati. Quello è solo e soltanto ciò che vogliamo vedere. Ma come abbiamo appena capito anche dai diversi esercizi che abbiamo fatto in questo video, la soluzione più semplice probabilmente è quella da seguire. E soprattutto stiamo dando per scontato il fatto che le forme di vita aliene e extraterrestri esistano tramite il famoso bias del sopravvissuto, ovvero quello che ci dice che se qualcosa è andato bene a me, allora necessariamente deve essere andato bene
anche a qualcun altro. Quindi se la vita si è formata sulla Terra creando l'umanità come forma di vita intelligente, beh, vuoi che questo non sia successo anche da altre parti? Questo è un pensiero comune, ma nella realtà dei fatti le cose possono anche non stare così. La probabilità che siamo soli c'è ed è concreta, esattamente come quella che ci dice che non siamo soli. Ci sono tante cose che non funzionano, tante premesse che diamo per scontate, ma che tutt'altro che scontate sono, che ci dicono che alla fine dei conti la risposta agli alieni è probabilmente no, almeno sulla Terra, poi là fuori chi lo sa. Bene ragazzi, questo video termina qui. So che è durato un pochino, ma ci tenevo ad affrontare bene questo argomento insieme a voi. Ovviamente se ti ho dato una mano a capirci di più e a chiarirti le idee sull'argomento, non dimenticare di lasciare un like e farmi sapere cosa pensi del video nei commenti. Ovviamente se avete domande, dubbi o un parere che volete condividere con me, fatelo pure nei commenti e come sempre cercherò di rispondere a tutti. Qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!